Io vorrei ringraziare e salutare per la loro presenza il vice sindaco di Trieste Fabiano Martini che ci ospita, il vicepresidente del Consiglio Comunale Alessandro Carmi, il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani, il sottosegretario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Benedetto Della Vedova, il commissario del governo Francesca Adelaide Garuffi, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Franco Iacco. Un caloroso benvenuto a tutte le autorità intervenute, ai rappresentanti diplomatici, ai rappresentanti delle confessioni religiose qui presenti, ai rappresentanti della comunità nazionale italiana in Slovenia, Croazia e Montenegro, agli ospiti e agli amici collaboratori dell'Ente Università Popolare di Trieste presenti e per essere qui oggi. Ci tengo a ringraziare l'amico Alessandro Scarzino che ha saputo sintetizzare quello che noi volevamo rappresentare per 115 anni di storia, sintetizzare, dicevo, nel video che avete appena visto, una storia che è stata condivisa da noi ma anche dall'Europa, dall'Italia, da questa regione Alto Adriatica e da Trieste e del suo territorio. Vorrei iniziare questa mia relazione sull'Università Popolare di Trieste con una riflessione proprio su un valore che accompagna la storia dell'ente fin dalla sua costituzione, il concetto della condivisione. Condivisione di idee, relazioni, programmi, ambizioni, problemi, risorse, eventi anche tragici purtroppo e speranze. Un concetto che assume un merito straordinario quando si associa al tema della tutela di un'identità e della salvaguardia dei suoi valori, sempre nel rispetto delle diverse componenti. Quanto mai attuale, se pensiamo a quanto è successo pochi giorni fa a Parigi, ma che trova origine e motivazioni anche nel percorso storico dell'Università Popolare di Trieste, che cercherò, ve lo prometto, di sintetizzare. Grazie a tutti per l'attenzione. Facciamo prendere un attimo fiato al Presidente perché adesso avrò un altro impegno. Allora, il dottor Fabrizio Somma, Presidente dell'Università Popolare di Trieste, consegnerà ora alcune targhe ricordo in occasione della ricorrenza appunto dei 115 anni dell'ente. Allora, il primo in memoria dell'indimenticato e indimenticabile professor Sergio Moresi, ritira la figlia Rosalba. Ricordando con affetto i tempi di politici di buona collaborazione per la tutela del servizio della cultura italiana della comunità nazionale italiana. Targa a Mirella Schotz Bisacqua, legato al rispetto ricordo del lungo cammino che poi si insegna nel campo artistico. Silvio Del Bello, quale grato ricordo per il prezioso contributo che tu hai dato al Consiglio di Presidenza e al Consiglio insieme. Due riconoscimenti vanno al professor Fulvio Camerini e al professor Antonio Luciari, impossibilitati però a presenziare alla cerimonia, per un grato e affettuoso ricordo per il prezioso contributo profuso nel lungo cammino percorso insieme per la tutela della lingua e della cultura italiana e della comunità nazionale italiana. Adesso un microfono all'onorevole Fulvio Radin che desidera consegnare alcuni riconoscimenti, ricordo. L'Unione Italiana ha voluto conferire un riconoscimento a tre amici che sono stati importanti per la comunità nazionale italiana e per l'Unione Italiana. Prima di tutto una targa ricordo, commemorativa, celebrativa a Fabrizio Somma, presidente dell'Università Popolare di
a Sandro Rossi, direttore generale del Non-Stop Mai di Estes. E la terza l'amico Silvio Del Bello, presidente